perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci rinuncia in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perseverante nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Piero, i Vescovi celebranti, i presbiteri e i diaconi. Ricordati delle sorelle, dei fratelli e dei benefattori di questo santuario che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ammettili alla pienezza di vita accanto a te. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne, Saint Joachim et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Per Cristo, con Cristo, e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la Santa Comunione facciamo come si fa nelle parrocchie, nessuno deve muoversi, passeremo noi dove siete. Chi desidera e si sente preparato a ricevere la comunione tenderà le mani verso i sacerdoti e potrà ricevere la comunione mettendola in bocca davanti al sacerdote. Il coro per primo farà la comunione, poi ci accompagnerà con il canto. Per motivi di igiene, di sicurezza sanitaria, non si è passati per la colletta, per le offerte al momento proprio, c'è l'offertorio, ma lo facciamo dopo la comunione proprio per questi motivi.
sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime fondo di quell'albero di vita.
Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza hai voluto che il tuo figlio nascesse come membro dell'umana famiglia per farci rinascere alla nuova vita, santifica con lo spirito di adozione i figli che hai nutrito alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Voglio esprimere il grazie anzitutto ai nostri vescovi, a Monsignor Bernard Barsi, che ha iniziato la retreat. Si sta bene, c'est mieux. Poi al Monsignor Piero, che come sempre sa stare dietro le quinte, Monsignor Celestino, che ci accompagna con grande affetto, quando può viene anche qualche giorno qui al santuario. Grazie anche ai sacerdoti, quest'anno naturalmente sono pochi perché essendo domenica sono impegnati nelle parrocchie. Grazie all'autorità, ai sindaci di Vinadio, di Isola, anche il sindaco di Cuneo, forse altri sindaci, alle autorità civili, militari, ecco c'è il sindaco di Vinadio naturalmente, e grazie a tutti voi per questa partecipazione, questa preghiera anche così raccolta, così attenta. Vorrei ancora ricordare che nel pomeriggio, come ringraziamento al coro Pacem in Terris, chiederemo di fare un concerto alle 14:15 qui all'aperto, che riprende il tema Camminiamo insieme, avrà titolo Camminiamo insieme ai Santi. Ci presenteranno la figura di 7 santi con dei canti dedicati a loro. Seguirà alle 15 la benedizione dei bambini, ragazzi, famiglie, e poi essendo domenica ancora le due messe vespertine alle 14:45 e alle 17. Un grazie che vogliamo rivolgere come ogni anno anche ai Purtaire, datori portantini della statua di Sant'Anna. Quest'anno la fatica è stata un po' ridotta, tenetevi pronti per il prossimo anno. Continueremo con la festa, appunto anche nel momento del pranzo. Ricordo che è possibile, chi non avesse ancora fatto la prenotazione, anche in turni diversi, a fare pranzo presso la struttura del santuario di San Gioacchino. Quest'anno viene servito soltanto il self-service proprio per motivo della pandemia. E voglio ancora ringraziare tutti voi pellegrini, tutti quelli che ci accompagnano e ci sostengono. Alla conclusione, dopo la benedizione, sarà un gruppo di penitenti, di amici di Isola, che faranno il canto Sainte-Anne Bonne Mère. Tutti i francesi, ma anche tutti gli italiani che lo sanno, possono unirsi. Un ringraziamento sincero a tutti i volontari che prestano il loro servizio qui in santuario, ma permettetemi anche di fare un grande ringraziamento al rettore, a Don Beppe, e al suo vice rettore Don Eric, ecco, per tutto quello che fanno e che si spendono per il santuario. Guardate che hanno tanti altri impegni, colpa mia, però sono proprio contento che il loro cuore sia qui in questo luogo santo a cui tutti siamo affezionati. Grazie di cuore. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Anna e di San Gioacchino, patroni dello nostro santuario, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Anna e San Gioacchino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Anna
e San Gioacchino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di aiutare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la, insieme le tre vescovi, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda di su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Sentano. Santa nobone me, a tua lo pie shai, a tua lo pie priè, e venire fanfà. Tu montre alla te, che nous voyons au ciel, notre paroisse est pleine dans tous les commentaires. Insieme. Sainte Anne, bonne mère, à toi nos pieux chants, entends notre prière et bénis-te. On m'avait annoncé trois couplets. Un point, mais... Thank you.